Siamo con Simona Tondelli, presidente dell'Ordine degli Ingegneri della provincia di Bologna, primo presidente donna, quindi oneri e onori di questo ruolo, presidente. Sì, devo dire che per me è stata una grande soddisfazione, una gratificazione, un riconoscimento di cui sono stata veramente molto soddisfatta. E d'altra parte ritengo che sia anche un segno dei tempi che sono cambiati, perché è vero che le donne ancora sono in numero minore rispetto agli uomini e tra gli ingegneri, però stanno aumentando. Mediamente adesso a livello nazionale abbiamo una media di iscritti donne di circa il 20%. L'ordine è cambiato radicalmente negli ultimi 3-4 anni. Ci sono stati nuovi adempimenti che la legge ci ha imposto, sia dal punto di vista interno, delle attività proprio come riflesso delle attività amministrative, con la trasparenza, l'anticorruzione applicate anche agli ordini, ma anche dal punto di vista dei servizi che facciamo agli iscritti. E il primo cambiamento più radicale è sicuramente quello della formazione, dell'obbligo formativo, che è stato introdotto a partire dal gennaio 2014 e che impone agli ingegneri, come a tutte le altre categorie professionali, l'obbligo di aggiornarsi in maniera continua e per approfondire proprio le loro competenze. Quali sono i settori, diciamo, che richiedono un maggior aggiornamento? Ma i settori in realtà per l'ingegneria sono tutti, perché è un settore, l'ingegneria in generale è talmente dinamico come mondo e in continuo cambiamento che dall'edilizia alla sicurezza all'informazione alla meccanica assistiamo continuamente a dei cambiamenti. Non dimentichiamo che il vostro settore, appunto quello dell'edilizia, è anche soggetto purtroppo ad infortuni, quindi due parole sull'importanza sempre della sicurezza e della formazione in questo senso. Noi come ordine abbiamo un gruppo di lavoro sulla sicurezza che, devo dire, lavora moltissimo, è uno forse dei settori su cui l'ordine in questi anni si è impegnato assolutamente di più, sia proprio nell'offrire formazione e formazione che cerca di differenziarsi dalla grande quantità di corsi e offerte che ci sono sul mercato, andando a ricercare anche tematiche di nicchia molto specifiche. E poi l'ordine ha lavorato molto attraverso il suo gruppo di lavoro nel cercare di dare anche linee guida, indirizzi. Il nostro gruppo di lavoro ha infatti collaborato alla stesura di un documento sulla bonifica degli ordigni bellici inesplosi, che è stato poi adottato dal Consiglio nazionale, adesso è alla discussione anche degli altri ordini, quindi potrebbe diventare linea guida. Recentemente un altro documento del Consiglio, del gruppo di lavoro, ovviamente promosso dal nostro Consiglio, è stato promosso di nuovo, adottato dal Consiglio nazionale e sottoposto agli ordini per quello che riguarda delle linee guida sulla figura del coordinatore della sicurezza. Quindi diciamo che senz'altro il tema della sicurezza è centrale, perché effettivamente è uno dei temi portanti per quello che riguarda il nostro settore dell'ingegneria, e in questo l'ordine si è impegnato proprio sia a livello formativo ma anche a livello istituzionale per cercare di arrivare ad avere documenti di riferimento, linee guida importanti. La qualifica di operatore edile è una qualifica gratuita, professionalizzante, che nasce nel 2012, quindi siamo molto giovani da questo punto di vista, una qualifica per ragazzi dai 15 ai 18 anni che si inserisce nel panorama regionale delle qualifiche professionali. È un percorso professionalizzante, dicevo, perché dà la possibilità ai ragazzi di sperimentarsi praticamente sul campo di lavoro. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, sperimentandosi sia in aula che nel nostro laboratorio costruzioni di 1000 metri quadri e soprattutto in stage. Ci sono infatti 3 o 4 periodi di stage piuttosto lunghi in azienda, dove i ragazzi simulano un'attività lavorativa. Il percorso di studio all'interno del nostro istituto è costituito da tante ore di laboratorio che si esprimono in 2 giornate alla settimana, 4 ore per volta, in cui al di là delle simulazioni di vere e proprie casette facciamo dei piccoli manufatti con diverse tipologie di mattoni e di materiali per insegnare ad acquisire la manualità giusta per arrivare poi a frequentare degli stage durante gli anni di scuola presso delle aziende. L'istituto per questo gode di stima da parte dei ragazzi, perché è veramente un bel momento sia di crescita per loro umana e professionale. La qualifica di operatore edile li affaccia direttamente al cantiere. Questo non toglie nulla alla teoria che comunque si fa,
Abbiamo ragazzi che provengono da diverse nazionalità, per cui l'obiettivo veramente all'inizio è educativo più che formativo, no? Quindi è fare gruppo, è utilizzare didattiche un po' innovative. Se da un lato come dire, i ragazzi sono pochi da un certo punto di vista, perché stiamo parlando di circa 25 ragazzi per classe, è ovvio che c'è un percorso assolutamente personalizzato, individualizzato per ognuno di loro. Noi comunque sproniamo i ragazzi anche a tornare a scuola, non necessariamente andare a lavorare, perché sono ancora molto giovani e a volte vengono in questa scuola per ritrovare un po' se stessi, mi viene da dire. Per cui i nostri insegnanti, che sono anche spesso educatori, oltre che professionisti del settore, li aiutano veramente a trovare un po' una strada che avevano smarrito. L'operatore edile in realtà non è solamente il muratore, ma è il cartongessista, è il piastrellista, è il pavimentatore, ma è anche quello che monta i ponteggi, è quello che si occupa di guidare una gru, è quello che guida le macchine movimento terra. L'edilizia per questo è veramente poliedrica e ai ragazzi piace proprio perché non ha un'unica mansione. Si impara qui soprattutto l'arte muraria, l'intonacatura, il cartongesso, l'imbiancatura. Però è vero che l'edilizia può spaziare in tantissimi mestieri, questo è quello che interessa a noi. Come si fa? Si fa sia a scuola che in laboratorio, che soprattutto in stage. La cosa molto bella che succede è che spesso poi le aziende decidono di assumere i ragazzi validi e in gamba che conoscono in questi 2 anni di scuola. Nuovo presidente dell'Istituto Professionale Edile di Bologna, una nuova avventura, e oggi qui per l'inaugurazione della mostra dedicata al maestro Lorenzo Ceregato. Sono onorato di questo incarico, la città rappresenta, questa scuola rappresenta all'interno della città un'eccellenza e non è casuale questa inaugurazione. Il maestro Ceregato ci mette in condizione di fare proprio capire alla città quello che noi siamo, quello che la scuola è e quello che la scuola si augura di essere. L'impegno sarà totale. Noi vogliamo rispolverare che tutte le lavorazioni che si stavano perdendo negli ultimi decenni. Il nostro detto, diciamo, è costruire con i materiali di ieri e la tecnologia di oggi. Questo è quello che vogliamo fare. La città sicuramente sarà al nostro fianco. Il nostro futuro sono i giovani. Noi dobbiamo creare lavoro. Creare lavoro vuol dire ricerca, investimenti, lavoro. La ricerca la facciamo, gli investimenti siamo in grado di farli. Il lavoro vuol dire creare le condizioni ideali ai giovani per avere dignità. Il lavoro che noi possiamo creare è un lavoro, pur essendo manuale, ma d'eccellenza, che mette in condizioni tutti quei giovani che io vedo qui dentro di essere sereni la sera quando vanno a casa e avere la certezza di un futuro. Cosa si augura per il suo nuovo mandato di presidente dell'IPLE? Di essere all'altezza e che tutti mi aiutino molto, perché c'è molto da lavorare e non nascondo che sono abbastanza preoccupato. Un'idea molto originale è di allestire una mostra del maestro Ceregato all'interno del laboratorio di IPLE. Sì, idea di cui dobbiamo ringraziare il direttore Gaiani, perché è un'idea sua essenzialmente, che ha pensato di creare questo evento per celebrare i 70 anni della scuola. Evento che mio padre ha accolto con grande entusiasmo, perché si sente un pochino a casa in questa scuola qua, dove per tanti anni ha insegnato la tecnica dell'affresco. Mio padre ha sempre amato molto anche appunto l'edilizia, i muratori, gli operai edili, proprio perché hanno un'intelligenza sulle mani, no? Ed è rimasto sempre affascinato anche appunto e ispirato da loro. Quindi. Lui ha curato anche dei laboratori con ragazzi, giusto? Sì, qua in pratica si è ricreata a un certo punto la bottega artistica, così come si usava nel Cinquecento, insomma. Abbiamo ricreato un pochino la bottega, insomma. Io stesso facevo il garzone di bottega inizialmente, sono cresciuto a bottega con mio padre e ho trasmesso per quello che potevo agli allievi quello che avevo imparato, anche in base poi agli studi che ho fatto più scientifici, insomma.
Benissimo, ecco, siamo qui tra l'altro di fronte a un dipinto simbolo, poi noi insomma di Edilizia Sicura spesso abbiamo realizzato delle interviste di fronte a questo dipinto. Ecco, quando risale? Fu realizzato qui in esterno, nel cortile, quindi è stato fatto all'aperto, alla fine dei corsi di muratori e di gruista, mi ricordo che erano, tant'è che c'è anche qualcuno che lavora con il gancio della gru. Ed è proprio dedicato ai ragazzi che imparavano il mestiere, che imparano il mestiere, insomma. Con questa occasione abbiamo voluto anche un po' celebrare appunto proprio i ragazzi, che hanno dato tante soddisfazioni, perché non è soltanto la lezione frontale, il maestro, mio padre, che trasmette le cose, ma si impara sempre qualcosa anche dalle singole persone che arrivano con un background più o meno ricco, però ciascuno ha sempre qualcosa da insegnare, e infatti le opere che ci sono qua, che sono copie essenzialmente di dipinti, però riportano ciascuna degli elementi della personalità anche dei ragazzi. Abbiamo voluto più che copiassero esattamente, che si esprimessero. Il discorso del restauro è legato anche, diciamo, alla come si realizzano le opere d'arte, che siano affreschi, che siano tele, che siano tempere e anche sculture. Noi in Italia, da nord a sud, abbiamo 3-4 scuole diverse, ma di materiale. Per imparare bene il restauro bisognava sapere come si poteva restaurare. Quando tu ti trovi sotto un affresco del nord che in partenza viene fatto con della sabbia piuttosto grossa da fiume, perché è più solida, noi sappiamo che per staccarlo, se non lo stacchi con tutto almeno 3 cm intorno, lo perdi. Ecco il perché lo strappo spesso viene capito male. Più scendiamo verso il sud, più troviamo degli intonaci più deboli, perché c'è della sabbia da fiume, c'è dentro dell'argilla. Gli edili devono sapere se trovano un pezzo di affresco, devono capirlo. Io ricordo da giovane, perché il comune avrebbe bloccato un lavoro, lavoravamo in Palazzo Ducale, stavano facendo un restauro su una facciata, e assieme a uno più vecchio di me, che io ero abbastanza giovane, vediamo un pezzo d'affresco che sembrava mantegna. Noi non siamo degli storici dell'arte, ero molto giovane, poteva anche essere Leon Bruno. Però noi abbiamo mangiato, quando siamo tornati non c'era più. E hanno buttato giù l'affresco perché sennò il comune bloccava la costruzione. Facciamo una panoramica di questi minerali, quindi, allora, che servono nella tecnica dell'affresco. Allora, queste sono tutte terre naturali, ocre. Ocra gialla, ocra rossa, le colori che di solito si sentono, si scrivono anche sui tubetti, terra di siena naturale, terra di siena bruciata, che hanno tutti un significato, che terra di siena naturale è un minerale di ferro che viene estratto nelle crete senesi, e veniva, adesso sono poche le cave, però veniva estratto nelle crete senesi, aveva questo colore giallo terroso, che è un po' forse la dominante delle pitture da fresco, soprattutto quelle antiche del 300, insomma. E sono i colori di Giotto, ma sono anche quelli di Raffaello e di Michelangelo, che era uno che lavorava tantissimo a buon fresco, cioè con l'affresco vero, senza ritoccare tanto a secco. Quindi si richiede enorme precisione, chiaramente, per utilizzarlo. Tra l'altro, questi sono colori che devono essere macinati in un certo modo, hanno una determinata reazione con la superficie, con l'intonaco, che è un po' caustico, un po' basico, e reggono, perché sono minerali, fanno comunque parte di rocce, sono estratti da rocce, mentre tanti colori di sintesi che vanno bene per la pittura d'acrilico, per esempio, non sono utilizzabili in affresco, sono instabili, semplicemente si dissolvono. Questo è un giallo che ha più o meno le stesse caratteristiche ha più o meno le stesse caratteristiche della terra di Siena, si chiama giallo doré.
si chiama Doré perché veniva usato, in mancanza dell'oro in polvere, veniva usato per fare i colori dorati dove serviva. Ed è più o meno la stessa sostanza, però con delle proporzioni diverse di alcune componenti che ne determinano anche sfumature diverse. Quindi anche un pittore che lavorava nel nord piuttosto che al centro, piuttosto che al sud, aveva a disposizione una tavolozza, a meno di non pagare, di non avere il mecenate che gli comprava i colori che arrivavano dall'Oriente, eccetera, una tavolozza che rispecchiava quello che c'era intorno. I pennelli, che non sono i pennelli classici con la fascetta metallica, vedete la fascetta metallica come si arrugginisce rapidamente a contatto con la calce, questi vanno usati pochissimo perché questo è lo stesso colore di questo, cioè questo è l'ossido di ferro che diventa un colore, quindi il classico pennello da affresco è un pennello di setola legato con la corda e di legno tenero. Quindi questi sono i pennelli classici che però arrivano a permettere un dettaglio di questa misura qua. Questo significa che in affresco dei grossi dettagli non si fanno, non si possono fare, per quello che poi si lavora secco con i pennelli normali. Maestro, ma che cosa significa per lei esporre qui all'interno del laboratorio dell'Istituto Edile? No, significa che così abbiamo fatto tutto un lavoro di ricerca e di studi e le varie esperienze. E il risultato è questo, insomma. È contento? Molto, molto, perché ho visto che, insomma, per me sono cose molto, molto belle e fatte bene. È arrivata l'estate, ma l'IPLE non va in vacanza. Per conoscere le attività della scuola, le iniziative per celebrare i 70 anni, i corsi in svolgimento e quelli in programma a partire da settembre 2017, si può consultare il sito www.edili.com in continuo aggiornamento. La redazione di Edilizia Sicura e lo staff dell'Istituto Professionale Edile di Bologna augurano a tutti voi una buona estate!